Ma welcome back everybody, qui è Vlad Cavallo Pazzo e bentornati sul mio canale YouTube. Quest'oggi ci troviamo su New World e andremo a vedere, anzi vi farò vedere, un posto per farmare o ricalco che sarà oltremodo remunerativo. Cosa voglio dire? Voglio dire che con questo metodo, diciamo in questa posizione che vi farò vedere, farmare o ricalco sarà veramente ghiotto ed allettante. Per chi non lo sapesse, lo ricalco è farmabile dal livello 175 della competenza necessaria per poter minare questo tipo di metallo. Una volta raggiunto questo target, diciamo, sarà possibile quindi raccogliere oricalco, lavorarlo per ottenere lingotti di oricalco, il tolvium, il cinabro e poi per poter craftare anche l'asmodeum. Questo tipo di risorse sono estremamente costose, estremamente rare ed estremamente funzionali a armi, armature di livello altissimo, di gear score di 600 e più. Quindi dovete innanzitutto recarvi nella posizione indicata, adesso la vedremo qua sulla mappa. Eccoci qua, ci troviamo in questa zona, è abbastanza facile da capire, sembra più il teschio di una capra, e ci dobbiamo recare su questa montagna qua. Accedere a questo genere, questo tipo di livello è facile, basta recarsi appunto sulla roccia a livello del terreno e iniziare a salire. Questa quindi è la zona che vi propongo, una zona che va a soppiantare quello che era un precedente video dove c'era una buona quantità di oricalco da farmare, e mi sembra che è tutto in alto a nord. Qui lo spawn delle risorse di filoni è di circa 10 minuti l'uno. Vi consiglio di recarvi in questo tipo di situazione almeno nelle prime ore del mattino se potete, e diciamo in tarda sera, ecco, evitare gli orari più affollati che possono essere il weekend e durante, diciamo, dopo il lavoro, dopo la scuola. Quelle sono le ore più gettonate e dove potete trovare la maggiore competizione per farmare. Come vedete io qua sono abbastanza libero e solo, mi sono riempito le tasche e la borsa letteralmente di oricalco, e come vedete qua spawnato adesso davanti a me questo enorme filone che garantisce spesso e volentieri 30-40 pezzi di oricalco e, se ci va bene, pure un drop di risorse rare quali il tolvium, il cinabro e altre gemme preziose. Tuttavia vi devo anche avvisare che prima di cimentarvi in questo genere di attività, cosa che non ho fatto io questa volta, forse perché ancora non lo sapevo, vi consiglio di munirvi di pozioni per aumentare la fortuna durante l'estrazione dei minerali. Queste sono pozioni facilmente reperibili o craftabili e che andranno ad aumentarvi appunto la fortuna di 2000 magari per 30 minuti, se non mi ricordo male. Questo è fondamentale appunto per poter aumentare le probabilità di droppare pezzi di tolvium, del cinabro o delle pietre perfette, che sicuramente all'asta sono molto molto vendibili e vi possono garantire un bel gruzzolo. Quindi poi, una volta riempiti le tasche e la borsa di oricalco, possiamo andare o a portarci i lingotti per poterli vendere e quindi tirare su un bel gruzzolo, oppure per andare ad aumentare la nostra skill nella produzione di armature per noi o per conto terzi, diciamo, per anche altre persone, e per craftargli appunto armi o armature di gear score elevatissimo. Parliamo appunto dei pezzi, possibilmente dei pezzi quelli arancioni, quelli leggendari col gear score sopra il 600. Questo è un po' quello che si dovrà intraprendere, anche perché una volta accaparrati tantissimi pezzi di oricalco è inutile tenerseli lì. Quindi queste sono le due vie. Come vedete qua c'è abbastanza competizione, troverete dei player fermi, dei player sempre in movimento, dei player pronti a tutto per potervi rubare i gettonati filoni di oricalco. Quindi questa è la postazione secondo me più remunerativa del gioco. Ne ho girate tante ultimamente, però non mi sembra di aver trovato nulla di paragonabile. È veramente un fiore all'occhiello questa montagna.
comunque sia è abbastanza conosciuta, ed essendo conosciuta diciamo che c'è da scannarsi un attimino ogni tanto. L'importante è che voi vi ricordiate di mettere magari un timer una volta che iniziate a minare, più o meno 10 minuti, 7, 8, dipende anche dalla grandezza del filone, questo risponderà. Come vedete, adesso io sono 5 minuti che sto ininterrottamente minando. Potete vedere anche il mio zaino che si è riempito. E questo si può fare per n volte, in modo tale da aumentare in maniera importante le proprie risorse. Lo ricalco, appunto, è la merce più, una delle merci più rare che ci sono sul New World, e quindi la competizione sarà altissima. Vi ricordo inoltre di munirvi di una piccozza almeno di buona fattura, quindi magari una piccozza di metallo stellare, una piccozza che potrà aumentare così la vostra velocità di estrazione e talvolta anche la fortuna durante l'estrazione mineraria. Poi ci troviamo soddisfatti? Benissimo, teletrasportiamoci alla nostra città più vicina o al ritorno alla locanda. Ok, eccoci giunti in città, adesso ci rechiamo subito alla fucina e possiamo smontare i pacchetti, il ricavo metallo o ricalco dalla custodia. Questo ci garantirà dei lingotti, non aumenterà la nostra esperienza, però ci garantirà dei lingotti e del materiale selezionato. Fatelo se ne avete, perché così potete iniziare già a collezionare lingotti. Andiamo subito alla fonderia, possiamo quindi vedere che cosa ci offre il menu. Ovviamente quello che ci interessa a noi sono lo ricalco, l'asmodeum che è rarissimo, cioè comunque sia molto costoso, il tolvium e anche il cinabro. Quello che non troverete mai, penso, dentro una vena di minerale sarà l'asmodeum, che sarà craftabile con i lingotti di oricalco, come vedete, e anche i lingotti piegati del vuoto. Tuttavia, quello che ci interessa a noi, appunto, sono i lingotti di oricalco, che vedete hanno bisogno di oricalco, metallo stellare, lingotto, il fondente di ossidiana e del carbone. Queste sono le risorse necessarie. Inutile dirvi che i lingotti di oricalco andranno ad incrementare in maniera importante la crescita della skill della fonderia, e aumentando quindi il vostro livello di fonderia, aumentando anche il gear score in alcuni casi, nel caso lo aveste basso, e producendo quindi lingotti che andate a vendere a tanti soldi, in grandi quantità chiaramente. Io, contate che sono partito dai 6.000 gold e con 200 lingotti ne ho fatti più di 7.000, e van via come il pane. Inoltre, come vi dicevo prima, è possibile anche vendere il tolvium e il cinabro se non dovete craftare, questo che garantirà ulteriore remunerazione. Bene ragazzi, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, pollicione e commento qua sotto per farmi sapere cosa ne pensate. Dal vostro Vlad Cavallo Pazzo è tutto, un saluto e ci vediamo sul nuovo mondo.